Una buona serata, bentrovati a TGM Sport Friuli Venezia Giulia. Marco Beltrame ha deciso di candidarsi al ruolo di presidente del Comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti del Friuli Venezia Giulia. Uomo di campo, con passati anche alla Pro Gorizia, Mestre, Treviso, Trivignano, Cussignacco, Sevegliano, il dirigente, ex bandiera e capitano della Manzanese, si è presentato ai tanti convenuti all'antico Foledor, affollato da tanti dirigenti delle squadre sparse sul territorio circostante. Intervista di Francesco Tonizzo. Marco Beltrame, all'antico Folador di Manzano, ti presenti con un'idea, un programma, se lo vuoi illustrare in sintesi. Allora, stasera ufficializzo la mia candidatura e quindi racconto un po' della mia storia, di cosa ho fatto nel pallone e nella fattispecie, diciamo, nella regione. E quindi partendo da lì è stato preso lo spunto di potermi candidare alla presidenza. E in questa serata non è che parlerò di programmi, ma parlerò del fatto che mi ha portato a questa scelta e anche spero di poter far capire la determinazione che è legata soprattutto anche a certi valori che io ho imparato nel mondo del pallone. Quello che hai fatto nel mondo del pallone è sotto gli occhi di tutti, sono anni di esperienza, immagino che derivi da lì anche un eventuale programma che porterai Beh, avanti. certamente dobbiamo un attimino risettare un po' certi valori che a mio modo di vedere e anche quando ho incontrato già molte società necessitano di, partendo da questo punto, poi piano piano bisogna salire. Sappiamo in questo momento con la riforma dello sport non è molto semplice, non abbiamo la bacchetta magica ma abbiamo l'esperienza del pallone. E un'ultima domanda, Marco, il feedback che hai dalle persone che sono qui e che vorranno sostenerti, qual è? Ma delle persone che sono questa sera sono delle persone che fanno parte anche di qualche società, di cui quelle che ho già interpellato. Ovviamente stasera qualcuno magari mi potrà chiedere qualcosa. Vediamo se riesco un attimino a dare delle risposte concrete. In bocca al lupo e buon lavoro. Grazie anche a voi. Un sabato e una domenica ricco per le nostre regionali impegnate nei campionati federali. Diamo la linea a Marco Fachin che ci presenta subito il 21° turno del girone C della Serie D. A te la linea, Marco. Ciao Giuseppe, grazie per la linea. Serie D che in questa domenica va a giocare la quarta di ritorno, la sua 21ª giornata in tutto, e la partita di cartello non può che essere quella tra Charlie Smuzzane e Treviso. Il Charlie Smuzzane è reduce dal pareggio di Breno, dove è stata raggiunta in extremis dai padroni di casa a 3 minuti dalla fine con il gol di Diego Vita, dopo che era passato in vantaggio e quindi non è riuscita a dare continuità a un avvio di 2024 che aveva visto la vittoria alla prima contro il Montecchio, poi la sconfitta nel derby. C'era la possibilità di dare continuità a una seconda trasferta di fila vittoriosa, ma così non è stato. Il Treviso è secondo in classifica a meno 12 dalla Clodiense e ha recuperato 3 punti dai capolisti lagunari che hanno perso inaspettatamente in casa dell'Atletico Castagnato. Questa cosa non pone sicuramente a vantaggio del Charlie Smuzzane, perché potrebbe essere che comunque il Treviso provi a giocarsi il tutto per tutto, appunto per provare ad approfittare eventualmente di un altro passaggio a vuoto, su un passo falso del Clodiense che affronterà in casa proprio il Breno nel suo stadio l'Aldo Edino Ballarini di Chioggia, e quindi il Treviso potrebbe approfittare eventualmente di un altro stop oppure di un altro passo falso e non regalerà nulla, e questo potrebbe essere un problema per il Charlie Smuzzane, che ancora in questa stagione non ha vinto in casa. C'è un tabù della Ricca che non si riesce a sfatare. Il Portogruaro, dopo aver perso il derby contro il Kions di sabato scorso, torna in casa sua al Mecchia. Lo fa ospitando l'altra squadra trevigiana, il Montebelluna, che è una squadra che è una delle sorprese di questa stagione. È una delle squadre che sta navigando a metà classifica assieme al Kions, che da
dei buoni risultati, ha un 3-5-2 che dà molta fluidità alla manovra, gioca bene. Tutti si attendevano che vivesse le stesse stagioni che ha vissuto anche negli ultimi anni la squadra appunto pedemontana trevigiana, con un galleggiamento nella zona salvezza oppure nella zona playout, giocarsi appunto la permanenza in categoria, e invece si sta ben comportando, è a metà classifica appunto e potrà andare a cercare dei punti importanti. Il Portogruaro dal canto suo deve provare a dare continuità, deve provare a tornare alla vittoria, perché la zona playoff dista solo un punto, i Granata sono a 31, mentre il Campodarsego, che è quinto, è a 32, e quindi è tutto ancora raggiungibile. Il Chions, dopo i due derby vittoriosi, sia quello contro il Portogruaro che quello contro il Charlins in precedenza, va a fare visita al Mestre, squadra arancionera che ha da poco cambiato l'allenatore. È finita l'era di Gianpietro Zechin, che è rimasto alla guida degli arancioneri per molti anni, ed è arrivato il tecnico triestino Giulio Giacomin. È una squadra per questo particolarmente difficile da inquadrare in questo momento. Nelle prime due partite di Giacomin ha ottenuto una vittoria importante contro la Luparense, che ha fatto uscire definitivamente gli arancioneri dalla zona playout, e poi c'è stato il pareggio di Montecchio Maggiore. Il Chions si presenta però in grande fiducia, in grande forma per le due vittorie che ha ottenuto consecutive proprio nei due derby, e a metà classifica è uscito dalla zona playout a 26 punti. Il Mestre ne ha 25, però bisogna stare attenti al fattore ambientale, perché si giocherà allo stadio Baracca, che è uno stadio piccolo, raccolto, dove i tifosi sono tanti e si sentono. Ti ringrazio per la linea e te la ridò, linea di nuovo a te allo studio. Scendendo di categoria per il campionato di eccellenza, invece ci presenta il terzo turno del girone di ritorno Marco Bisiak. Ciao Marco, a te la linea. Sì, ciao Giuseppe, buonasera a te, grazie della linea e buonasera anche ai nostri telespettatori. Allora, terzo turno di ritorno del campionato di eccellenza, tantissimi temi in ballo, proviamo a isolarne qualcuno che ci sembra particolarmente intrigante, due in particolare. Allora, assodato che il Brignalignano in fuga solitaria è ad oggi, non è in discussione la sua leadership, c'è da capire quello che può venire alle sue spalle, la lotta per il secondo posto che coinvolge tre squadre, di cui due però sono in difficoltà, sono in flessione: San Vitese e Tolmezzo Carnia. E poi la lotta salvezza, che coinvolge tantissime squadre, praticamente tutte quelle immediatamente a ridosso delle prime posizioni fino al fondo della classifica, e chissà se questo turno potrà dare un po' di chiarezza. Chissà se potrà farlo già dagli anticipi, perché due dei tre anticipi del sabato sono partite che contano per la salvezza. Innanzitutto Azzurra Premariaco, Sistiana Seslian. Azzurra Premariaco, 7 sconfitte di fila, in grossa difficoltà. Il Sistiana Seslian ha addirittura meno punti, quindi è penultimo, ancor più in difficoltà. Nessuna delle due può permettersi di sbagliare. Altra partita importante per la permanenza in eccellenza, anche se sono due squadre più in salute: Rive d'Arcano Flaibano, Juventina. Juventina ha vinto bene, convincendo le prime due di ritorno. Rive d'Arcano Flaibano addirittura 4 vittorie in fila, in grande salute, è una partita apertissima questa. Poi veniamo all'altro tema, quello appunto della lotta per il secondo posto, perché in anticipo si gioca anche San Vitese Codroipo. San Vitese un po' in flessione, sente il fiato sul collo della Pro Gorizia alle sue spalle, ma è ancora secondo. Vediamo se riuscirà a risollevarsi in questo turno. E stessa missione ce l'ha anche, però domenica pomeriggio, il Tolmezzo Carnia. Tolmezzo Carnia che non può sbagliare, almeno sulla carta, perché gioca contro la Spal Cordovado, ultima in classifica, in enorme difficoltà, e quindi i carnici hanno l'occasione per tornare a vincere dopo un momento un po' delicato. Una delle partite più interessanti di domenica, a proposito della lotta per il secondo posto, l'abbiamo citata, è quella tra la Pro Gorizia e il San Luigi, allo stadio Berzot di Gorizia, che peraltro andrò a seguire personalmente. La Pro Gorizia sta piuttosto bene, si è rilanciata dopo il KO nella finale di Coppa Italia d'Eccellenza,
Di contro c'è un San Luigi che è la ex squadra di Luigino Sandrin, quindi è una partita speciale per il mister della Pro Gorizia. Un San Luigi che invece è in difficoltà, ha subito una goleada dalla Profagagna e quindi vedremo se riuscirà a reagire. Altre partite della domenica, Brian Lignano, Calcio Magnago Vajont, qui il pronostico è tutto per la capolista evidentemente, però occhio perché il Calcio Magnago Vajont ha comunque sempre fatto vedere buone cose al di là dei risultati. Chiarabula Ponziana, Comunale Fiume Veneto Bannia, anche questa è una partita che vale per la media bassa classifica. Tamai Profagagna, stessa location nella graduatoria, e occhio a questo Tamai che non riesce a trovare la continuità, mentre la Profagagna reduce, l'abbiamo detto, dal 5-2 clamoroso contro il San Luigi. E infine, partita salvezza, se ce n'è una, Zalu Erabuiese Tricesimo, si gioca per 3 punti che possono permettere momentaneamente di lasciare la zona playout. Vedremo chi avrà la meglio. Come sempre seguiremo il turno e poi ve lo racconteremo anche in settimana. A te, Giuseppe. Giada Rossi conquista anche le piramidi. È successo durante il primo torneo della stagione, agli Open di Egitto, dove Giada Rossi ha conquistato la medaglia d'oro, un appuntamento al quale la campionessa paralimpica di tennis tavolo di Zoppola non ha voluto rinunciare, considerato che Parigi 2024 è veramente vicino. Al via il 29° trofeo Alpe Adria che si svolgerà al villaggio Bella Italia di Lignano, che accoglierà oltre 1200 atleti provenienti da ben 6 nazioni diverse. Ascoltiamo il servizio che ha realizzato Francesco Tonizzo. Assessore Dazan, Alpe Adria Judo è una delle eccellenze di Udine, la esportiamo a Lignano, ma in realtà Udine può essere orgogliosa di poter vantare una società che organizza, allestisce eventi di questo tipo. Udine è orgogliosa, io sono orgogliosa della Yamarashi e sono altrettanto invidiosa di Lignano che può ospitare in così poco tempo ben 2 eventi clamorosi che la Yamarashi organizza come la Winter Cup e l'Alpe Adria. All'associazione tutto il merito, ma veramente, e i complimenti di riuscire a portare avanti per mi pare 29 anni una iniziativa di questa portata che sta acquisendo numeri sempre più importanti, fondamentale per il nostro sport, per lo sport del nostro territorio, per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, perché ricordiamoci che è una manifestazione dedicata alle categorie cadetti e junior, che comprendono la fascia d'età dai 15 ai 22, 21, 22 anni, che sono età fondamentali del percorso di un ragazzo, di una ragazza, di una persona. Quello che fa la Yamarashi è incredibile con questi ragazzi perché veicola i valori per la formazione di cittadini e cittadine migliori di un domani attraverso lo sport, attraverso la straordinaria disciplina che è il judo, e lo fa con una competenza assolutamente innegabile, tant'è che sta riscuotendo ormai da anni un successo non solo a livello cittadino, ma a livello provinciale, regionale, oserei dire, in quanto è la prima associazione di judo in Italia per numero di tesserati, per cui io non posso che complimentarmi con questa collettività, con tutti i tecnici, i dirigenti e i volontari che ruotano attorno a questa associazione. È una bellissima manifestazione che noi ospitiamo spesso e volentieri e che aiuta soprattutto anche Lignano a far crescere quello che è il turismo sportivo durante un periodo in cui noi riteniamo a bassa stagione. Un'associazione che riesce a portare a Lignano nel mese di gennaio circa 5.000 presenze a noi gratifica molto ed è questa la via che dobbiamo continuare a seguire perché Lignano ha bisogno di una stagione più lunga, l'amministrazione ci sta mettendo del proprio, stiamo investendo molto e speriamo di ospitare sempre più eventi che vanno in questa direzione. Lignano da sola è importante sì, ma ha bisogno di tutto il comprensorio, le dinamiche che poi chiaramente si realizzano anche con gli altri comuni, è per noi importante, è un, come dire, un lustro, un pregio che si fregia non solo Lignano, ma la provincia e la regione tutta, perché la regione dà sempre grandi risultati e
e all'interno della nostra regione crescono sempre dei talenti che sanno dare grandi soddisfazioni a tutti quanti noi. Ogni anno è un'emozione diversa, però anche quest'anno nella sua diversità prende il cuore, che per proprio le cose che abbiamo sentito oggi in conferenza stampa, che peraltro già conoscevano, mi hanno fatto venire le lacrime agli occhi, in particolare la borsa di studio di Luciano, che già quando nomino Luciano mi viene un coccolone, ha trovato una motivazione veramente molto, molto profonda e reale in quello che è la nostra volontà di non ricordare Luciano, ma di portare avanti quello che lui ci ha insegnato, che sono stati tanti valori. Per quanto riguarda la gara, sì, siamo soddisfatti, è ancora tutto da giocare, ma dopo l'evento del camp con 1400 atleti, altri 1200 in questo fine settimana, è veramente un grande impegno. Ci sono anche cose curiose, come abbiamo visto un attacco hacker al nostro profilo, ne hanno creato uno falso, cioè, e uno si domanda perché. Infatti c'era un nostro lettore che ci ha chiesto: ma a che pro? Così, probabilmente perché hanno piacere di emozionarci anche loro e noi siamo emozionati anche per loro. Guarda, ogni volta diciamo no, quest'anno partiamo prima e arriviamo agli ultimi giorni che è fatta, invece non è mai così. Si arriva agli ultimi giorni che si dorme poco e si va a mille, perché quello accade un po' sempre tutto alla fine. Ma l'emozione è sempre come il primo giorno, c'è un po' di paura, c'è più consapevolezza sicuramente, più esperienza, per cui diciamo hai meno percezione dello stress, però la tremarella, quella buona, è sempre uguale. Novità proprio regolamentari pure direi nessuna di particolare, a parte proprio tecniche piccole. La cosa evidente è la crescita dei numeri, che è andata secondo me oltre il pre-Covid. L'avevamo già assaggiata col Judo Wintercamp, dove siamo dovuti andare in sold out una settimana prima rispetto all'anno scorso. Questo trofeo era già in sold out 3-4 giorni prima della chiusura dell'iscrizione, abbiamo aspettato un po', diciamo che abbiamo leggermente sforato il nostro obiettivo. Però il trend è questo, quindi secondo me è casuale, non credo, oppure bisognerà proprio rivedere dei regolamenti. Ogni anno individuiamo chi donare una cifra che decidiamo poi come famiglia. Quest'anno sono incappata casualmente in Marina Drašković, che è una ragazza croata che tra l'altro oggi è la responsabile dell'Adapted Judo nell'Unione Europea del Judo, che ha fondato 11 anni fa un club, Fuji Team Velika Gorica, quindi Croazia, che ha soltanto atleti disabili. Siamo andati a trovarli, abbiamo parlato loro questo piccolo contributo che permetterà di gareggiare a fine d'anno in Olanda, quindi questi ragazzi, pur non camminando, riescono a fare judo vero e pure a gareggiare. Bellissimo. Era questo l'ultimo servizio di stasera. Io vi ringrazio come sempre per essere stati in nostra compagnia. TGM Sport Friuli Venezia Giulia ritorna lunedì sera dopo il telegiornale condotto dal collega Alessio Conforti. Intanto io vi lascio un sereno weekend, vi lascio alla programmazione serale del canale e a seguire la partita del campionato di promozione Girone B tra Ancona Lumignacco e La Varianna. Domani, con inizio collegamento alle 14, invece, potrete assistere in diretta al match di cartello del campionato di promozione Girone A tra Forum e Gemonese. Una buona serata e un buon weekend a tutti.